Questa serie di video che vorrei iniziare è dedicata sia a chi si sta approcciando per la prima volta al mondo di Fate, sia a chi ha già visto i vari anime o solo alcuni di questi. Per chi non sapesse nulla di Fate, sappiate che Fate Stay Night è un'opera che nasce come visual novel, cioè un videogioco interattivo in cui si ha la possibilità di fare delle scelte durante la storia, insomma un gioco composto solo da dialoghi. Per quanto riguarda la serie animata, come saprete esistono tantissimi adattamenti diversi prodotti da studi differenti. Esiste la serie principale di Fate e poi ci sono quelle alternative che non hanno alcun collegamento con la prima. Parliamo quindi un attimo della trama in modo generale. Sette maghi devono combattere tra di loro in una guerra per ottenere il Santo Graal, un'antica reliquia capace di esaudire qualunque desiderio. Tutti i maghi, detti Master, devono usare spiriti eroici provenienti dal passato, presente o anche dal futuro, detti Servant, per combattere tra di loro. Quando ci riferiamo a Fate Stay Night, parliamo della storia principale. Questa è costituita da tre versioni, che sono dette Root. Per Root si intendono tre storie alternative, ambientate tutte nello stesso momento e nello stesso scenario, che quindi iniziano nello stesso identico modo, con la differenza che con il proseguire delle vicende gli avvenimenti cambiano a causa delle scelte differenti del protagonista. È così che si vanno a formare le tre storie, Fate, Unlimited Bloodworks e Heavensfield. Quindi in ognuna di queste si presenteranno situazioni diverse, ci saranno personaggi che magari in una Root saranno maggiormente approfonditi e in un'altra magari avranno un ruolo marginale, insomma tante caratteristiche differenti. Se ricordate, 7 mesi fa feci un video in cui consigliai l'ordine di visione degli anime della serie, ma mi è stato fatto notare che la prima Root, che avrebbe dovuto adattare l'anime del 2006 intitolato Fate Stay Night, in realtà non lo ha fatto, soprattutto perché quest'anime in realtà ha mischiato le tre Root andando quindi a spoilerare quello che sarebbe accaduto nelle altre. Poiché invece abbiamo ottimi adattamenti animati di Unlimited Bloodworks e Heavensfield, trilogia di film che finirà entro quest'anno, ho pensato di iniziare con voi la primavera Root, che non è mai stata adattata ad anime. Inizieremo quindi insieme questa visual novel per scoprire di cosa si tratta. Sarà anche un modo per comprendere al 100% il mondo di Fate. Non ho la benché minima idea di quanto possa piacervi questa tipologia di video, però credo possa essere molto interessante, quindi vi chiedo di sostenere al massimo il video. Detto ciò, diamo un'occhiata all'inizio di questa visual novel. Perfetto, ci troviamo all'interno del gioco, quindi per adesso vi farò vedere solamente una piccola anteprima, soltanto l'inizio, e poi vedremo. Allora, era il filo di una lama simile a un fulmine, ok. La punta di una lancia affondata per trafiggere il mio cuore. Ok, questa frase già mi fa pensare a qualcosa, ovvero a quando si riferisce alla lancia, credo si stia riferendo ovviamente al Servant Lancer, e quindi al primo scontro tra Lancer e Emiashiro, Emiashiro è il nostro protagonista, in cui appunto Lancer sta per trafiggere Emia. E quindi credo che fra poco vedremo addirittura già l'evocazione di Saber. Tentare di schivare sarebbe inutile, ok. Abbiamo visto il fendente, abbiamo ascoltato il fendente, quindi ok, il fulmine che cercava di trafiggermi fu respinto dalla luce della luna che cercava di salvarmi, ok, credo proprio che... E infatti questo è il suono dell'evocazione di Saber, sicuramente. Quindi vediamo un po', si sta descrivendo un po' Saber, dice che era stupenda, l'acciaio era fantastico, il corpo era stupendo, vabbè, vogliamo parlarne di quanto sia bella Saber, non credo ce ne sia bisogno. E voi non avete idea di quanto cavoli mi faccia piacere ascoltare ogni volta quando inizio ogni serie di Fate questa Saber che pronuncia "Sei tu il mio master". Con la sua pronuncia giapponese mi piace troppo, questa voce mi piace troppo questa sua frase. Quindi vediamo un po' come va avanti. E adesso vediamo anche il nostro protagonista, Enyashiro. Lei è giunta in risposta all'evocazione. E adesso il contratto tra i due è completo. Quindi i due si giurano di aiutarsi, ok. Un po' di vento, ok, va benissimo. La rimessa cade nuovamente nel silenzio. Il tempo si era fermato, la scena durò forse non più di un secondo. Cavoli, non durò neanche un secondo, eppure Emiya si ricorda tutti i particolari, nei minimi dettagli, perché credo sia palese che sia proprio Emiya il narratore in questo caso. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, sono sicuro che potrei ricordare in modo vivido quella figura, anche se precipitassi all'inferno. Ci credo, Saber è un personaggio stupendo, sia fisicamente che caratterialmente. Il viso leggermente girato di profilo, lo sguardo della quiete più assoluta, color verde sacro. Ok, l'istante diviene eterno. Un po' di descrizioni, perché come sappiamo questa novel...
diciamo che comunque deve essere più dettagliata dell'anime, ovviamente. I capelli simili a polvere dorata erano bagnati dalla luce. Vabbè, ok, fantastiche descrizioni. Ed adesso ci esce scritto Fate. Vuol dire che la storia sta per iniziare, quindi credo che dopo ci dirà il primo giorno della guerra. Quindi per ora ci fermiamo qua. Quindi fatemi sapere se vorreste che questa serie proseguisse oppure no. Comunque questo video sarà servito per avere una visione più ampia su quello che è il mondo di Fate e quindi spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e noi ci vediamo in un prossimo video.